faccio vedere anche l'angolo del pesce. Il cammino è sempre acceso, quindi. Ok? Facciamo appassire bene i pomodorini. Petto invitante e un profumo delizioso. Questo è il nostro staff, vi aspettiamo. Siamo nella Milano di Expo, sotto i grattacieli di Porta Nuova, nel regno dello chef Alessio Algherini, astro nascente della cucina italiana. Oggi ci racconterà la sua vera storia, i suoi piatti segreti e le sue prossime sfide. La passione per la cucina è iniziata fin da piccolino, perché comunque sia a casa si è sempre cucinato, la nonna, la mamma, non mancava giorno in cui non c'era qualcosa da imbandire, una tagliatella, uno gnocco, la carne sul fuoco. Poi da noi in Umbria il cammino è sempre acceso, quindi lo spiedo la fa da padrone, quindi fin da piccolo c'è stata sempre questa passione per la cucina. Andando avanti con questo percorso, tra una stagione e l'altra sono stato chiamato alle armi, sono partito militare, e lì è stata la prima volta che ho avuto il dubbio se continuare questo mestiere, perché comunque la carriera militare a me mi è sempre piaciuta fin da piccolino, volevo guidare gli aerei, i caccia bombardieri, quindi. Soltanto che sono uno che quando le cose le fa per bene, se no non le faccio per niente, quindi sarei partito in missione, anche perché mi trovavo in un periodo con Nassiria e un periodo molto sentito per noi italiani, soprattutto per chi crede nella patria, quindi l'idea era quella. E parlandone un po' con i miei, abbiamo detto non mollare, non buttare tutto quello che ti sei costruito, ma vai avanti col tuo mestiere, e così ho fatto. Oggi vi voglio preparare un piatto che poi riguarda una delle tradizioni, la tradizione mia umbra, dove la pasta di acqua e farina non manca mai nelle nostre case e non manca mai nelle nostre regioni. Poi da ogni regione d'Italia viene chiamata in un modo differente. Qui abbiamo degli umbricelli perché venivano preparati in Umbria, diciamo dalle mani sapienti delle nostre mamme, delle nostre nonne, che andavano a lavorare in questa maniera la pasta per formare dei lombrichi, in questa maniera, e poi la lasciavano seccare con l'aria e con la semola. Ogni strumento ha la sua funzione, è importante l'utilizzo degli strumenti. Questo è un trinciante, si usa per tritare, questo è uno spelucchino, si usa per pulire le verdure. Andiamo a mettere lo scalogno, mettiamo uno spicchio di aglio in camicia, così anche se rosola non dà quell'odore fastidioso di aglio che ci ritroviamo nel piatto. Io l'olio lo metto in un secondo tempo, volutamente. Questo per evitare il discorso del soffritto, che poi è una delle cose che dà fastidio e è meno digeribile. Qui abbiamo degli asparagi selvatici, logicamente è un prodotto di questa zona, in Umbria sono ancora più belli, e dei bruscandoli germogli di luppolo. Andiamo a prendere degli asparagi, togliamo delle punte che poi hanno una cottura sicuramente più leggera rispetto alla parte dietro del gambo dell'asparagio, e lo andiamo a mettere nell'olio. Vedete che questi bei rumori, no? Questo sfregolio dell'olio che scalda gli asparagi è fantastico, ci riporta indietro nel tempo, no? Andiamo ad aggiungere qualche pomodorino, che in questo periodo questi datterini sono fantastici, ok? Facciamo rosolare la salsa. Ecco qua, facciamo appassire bene i pomodorini, facciamo cuocere gli asparagi, il profumo è invitante, i bruscandoli li abbiamo leggermente sbianchiti per mettere anche un tocco, no, di creatività, no, di professionalità, di cucina, come magari non farebbero le nostre mamme, ma andiamo a fare noi all'interno del ristorante. Ecco qua, facciamo scaldare parte. E poi andiamo a mettere sul piatto. A questo punto la salsa è pronta, andiamo a cuocere i nostri umbricelli. Andiamo a scolare la nostra pasta.
In questo momento stiamo mantecando la pasta, che è una delle parti fondamentali. La mantecatura è un equilibrio tra parte grassa, in questo caso olio, e acqua. Quando è una giusta mantecatura vuol dire che la salsa rimane attaccata alla pasta. Andiamo ad assaggiare. Mi date un cucchiaio, ragazzi? Tocco dello chef, no? Mettendo sopra due bruscandolini abbiamo uno stacco di colore diverso e ti porta a impreziosire un piatto con la semplicità, che secondo me è la cosa fondamentale. Bellissimo, Alessio. Prego, Mimmo. Ci assaggiare, ma ci mancherebbe. Il pecorino l'hai messo con le mani. Allora, ti faccio una premessa. Una volta uno chef mi disse, dice: Alessio, ricordati, sono meglio le mani pulite che un guanto sporco. Quindi, perché spesso troviamo i nostri colleghi che ci infilano i guanti la mattina e poi ci arrivano la sera, quindi diffidate, secondo me, anche quando si va al banco a comprare qualcosa, di chi ha i guanti, dicendo che ha le mani pulite, perché bisogna vedere se ha l'abitudine di usarli e gettarli. Beh, io assaggio, va, perché devi. Ha un aspetto invitante e un profumo delizioso. Allora, il ristorante l'avete visto, questo è il nostro staff, vi aspettiamo.